Ciao Matteo, nonno Sergio ti legge una breve storiella. Speriamo proprio che ti piaccia. Ciao Matteo carissimo. C'era una volta un bello addormentato che da 100 anni dormiva in mezzo a un prato. Dormiva sereno e senza fare nulla, tutto rannicchiato dentro la sua culla. Un giorno una fanciulla che passò di là vide quella scena e, piena di bontà, domandò a se stessa: «E adesso cosa faccio?» Gli si avvicinò e gli scoccò un bel bacio. E come nelle fiabe successe così, il bello addormentato di colpo gli occhi aprì. Ma invece che contento, sembrava assai seccato. Dormivo così bene, perché mi hai svegliato? Avevo preso sonno soltanto stamattina. Rispose la fanciulla, tremante la vocina. Tu credi stamattina, però non è così. È quasi da 100 anni che stai dormendo qui. 100 anni? Così tanti? Lo dici per davvero? Adesso mi ricordo, ad essere sincero, la strega mi ha stregato appena sono nato. E anche in questa storia lietissimo il finale, perché si sa, ogni storia non può finire male. Si danno tanti baci, si fanno i complimenti e poi vissero tutti felici e arcicontenti.